Abbiamo un gran numero di individui che si influenzano a vicenda. Bisogna capire il legame che esiste tra i comportamenti dei singoli individui e i comportamenti collettivi. Queste proposizioni non si leggono in un saggio di teoria linguistica o di dottrina giuridica o di ricerca sociologica, ma tra uno ed altro volo di storni nell'autobiografia scientifica di Giorgio Parisi. Eppure, gli studiosi di quelle discipline, i cultori degli studia humanitatis, vi si riconoscono, le fanno proprie e si interrogano intorno al medesimo problema, che è il problema di una indistinta e originaria moltiplicità di quella materia grezza con cui si apre niente meno che la critica della ragion pura. Una materia grezza, sia volo di storni, atti del parlare, accordi tra uomini, che già reca un iniziale orma dell'uomo. L'abbiamo scelta per oggetto di indagine e perciò isolata e definita nel gran mare dell'esperienza. È già raccolta nell'unità del nostro pensiero. Essa è ormai dentro di noi e vuole essere conquistata e ridotta a unità. Il volo di storni non è più in cielo, ma dentro di noi e attende di essere capito, ordinato, sistemato. Questa mattina Giorgio Parisi ci ha detto: fondamentale è il nostro sguardo, non l'oggetto, il nostro sguardo. Si rivela così la tensione dialettica tra unità e molteplicità, che è il segno proprio di ogni scienza, dove unità e molteplicità si chiamano vicendevolmente e hanno bisogno l'una dell'altra. Unità che si moltiplica e molteplicità che si unifica, come scrive un nostro grande filosofo. Il legame, a usare la parola di Parisi, che stringe gli individui molteplici e permette di trarne un significato collettivo, risiede nel criterio di unità, nella nostra capacità di ponere totum. Io credo che a questa cellula concettuale sia da ridurre la teoria dei sistemi e anche dei sistemi complessi, non mancando di avvertire, per scrupolo di precisione logica, che l'aggettivo complesso non accresce di pienezza e turgore il sostantivo sistema, già in sé denso di ordinata molteplicità. Questa mattina, ascoltando Parisi e Cavalli, ho colto una venatura di ironico dubbio sulla complessità. Ed anzi, Parisi ha parlato dei complessologi come di una categoria biologica a sé. Nella definizione di sistema torna ancora una pagina di Kant, il quale distingue tra una unità tecnica determinata soltanto da ragioni pratiche, empiriche,
è una unità architettonica, stupendo, unità architettonica, nella quale tutti gli elementi sono raccolti intorno ad un criterio logico e derivano da un principio comune. Noi avvertiamo subito che questa nozione di sistema poco nulla ha da vedere con la semplice relazione tra parti e tutto, una semplice e banale relazione, dove le parti sono l'una accanto all'altra, l'uno aggregata all'altra. No, qui c'è un criterio unificante di ordine logico o di ordine storico. Queste notazioni introduttive di tono fra astratto e indeterminato hanno bisogno di appoggiarsi su fonti storiche che attestino la coscienza di complessità propria degli studi humanitatis. Io traggo queste fonti storiche dalla teoria linguistica e dalla teoria giuridica. Non si stupiscano gli ascoltatori di questa simmetria che fu colta già in età romantica ed è poi stata tema, come vedremo, soprattutto della scuola italiana di linguistica. Incominciamo, per così dire, dal lato giuridico di questa affascinante simmetria. Nel 1840 viene fuori il primo degli 8 volumi della grande opera di Federico Carlo di Savigny, Sistema del diritto romano attuale, Sistema, dove leggiamo queste proposizioni. Io pongo l'essenza del metodo sistematico nel riconoscimento e nell'esposizione dell'intimo legame e dell'affinità per cui i singoli concetti giuridici e le singole regole sono connesse in una grande unità. E ancora, inoltre, tutti gli istituti giuridici stanno in correlazione gli uni con gli altri e reagiscono gli uni sugli altri, così che ogni nuova regola giuridica può stare inavvedutamente in contraddizione con le altre regole, rimaste per se stesse immutate. Allora dunque è necessario ristabilire l'armonia. Io non dubito che questi criteri, enunciati nel 1840 dal fondatore della scuola storica, siano condivisi a distanza di poco meno di 2 secoli da Giorgio Parisi e dagli studiosi dei sistemi complessi. Il concetto di sistema appena enunciato da Savigny presenta tutti i principi costitutivi: la interdipendenza o correlazioni, onde un elemento influisce sull'altro, il significato complessivo, quale emerge dal rapporto tra i molteplici elementi, e infine la discontinuità, ossia il problema del sopravvenire di un elemento che in qualche modo turba l'equilibrio già raggiunto e induce la conseguita unità a aggiustarsi e a ricomporsi. I criteri regolativi e interpretativi della complessità emersi nel lontano 1840 in Federico Carlo di Savigny si ritrovano di là a qualche decennio nelle lezioni ginevrine di Ferdinand de Saussure.
poi raccolte dagli allievi e pubblicate nel 1916 come Cours de linguistique générale. Vi domina, qui oso varcare il confine audacemente degli studi linguistici, vi domina la distinzione tra langue e parole. Langue, secondo l'insegnamento di De Saussure, è un sistema in cui tutti i termini sono solidali ed in cui il valore dell'uno non risulta che dalla presenza simultanea degli altri. È, dice De Saussure in una splendida pagina, come un tesoro depositato nei membri di una comunità. Parole è invece l'atto concreto, l'atto del singolo parlante compiuto dal soggetto in una situazione determinata, hic e est nunc. Quindi la lingua è sociale, la parola è individuale. Questa distinzione tra langue e parole permane a lungo, fino ad oggi, negli studi di linguistica. La lezione di De Saussure ha segnato una svolta negli studi di linguistica ed è rimasto solitario il giudizio severo pronunciato da Benedetto Croce sul De Saussure. E si comprende perché Benedetto Croce identificava intuizione ed espressione e quindi riduceva l'estetica, la linguistica all'estetica. Si pensi che tale è stata l'impronta lasciata da De Saussure che già nel 1935, quindi pochi anni dopo l'edizione del corso, una notabile figura della scuola di Copenaghen, Brondal, poteva asserire: in uno stato di lingua dato tutto è sistematico. Una lingua qualsiasi è costituita da insieme in cui tutto è interdipendente, sistemi di nomi o fonemi, sistemi di forme, morfemi e semantemi. Chi dice sistema dice insieme coerente. Se tutto è interdipendente, ogni termine deve dipendere dall'altro. Mi permetto di segnalare questa concordanza tra giuristi e linguisti, quasi che un unico e universale pensiero domini i due ambiti scientifici e lasci la medesima orma, sicché gli studiosi ne siano soltanto come le voci disseminati nel corso del tempo o nei luoghi dello spazio. Dicevo che la mia riflessione si vale soprattutto di un indirizzo di studi che è un vanto altissimo della nostra cultura. Nel 1946 Giovanni Nencioni pubblica un libro dal titolo Idealismo e realismo nella scienza del linguaggio e enuncia la rigorosa simmetria tra sistema giuridico e sistema linguistico. Avverto quasi incidentalmente che Giovanni Nencioni si era laureato in giurisprudenza con Piero Calamandrei e aveva anche esordito con un saggio di diritto processuale civile, che è tra le discipline più grigie e rigorose della facoltà di giurisprudenza. In questo libro del 1947 egli enuncia la simmetria e in modo che
questa visione del tutto si trasferisce dal sistema giuridico anche al sistema linguistico. Questo, e poi c'è un maestro qui come Roberto Antonelli, che poi mi assegnerà un voto in questi studi, in questa audace invasione di campo, questa simmetria ha segnato profondamente gli studi linguistici italiani. Basti citare i nomi di Antonino Pagliaro, di Giacomo Devoto, di Bruno Migliorini, di Tullio De Mauro, che non si sono mai discostati dalla simmetria e anzi ne hanno tratto particolare vantaggio nei loro studi. Qual è il tratto comune, il criterio più profondo che permette questo parallelismo? Diciamo, la premessa è che la lingua stringe e riduce la complessità dell'esperienza, fissa e deposita in un codice le parole. Le parole sono come le particelle elementari e così sono le norme giuridiche. E in particolare Giacomo Devoto si era invaghito di questa simmetria che torna in tutte le sue pagine, in tutti i suoi saggi. Tutti gli scienziati di questo indirizzo affermano che nei due sistemi del diritto e della lingua vi sono due processi, due moti di unificazione ma anche di differenziazione. E che quindi ogni sistema dentro di sé ha la capacità di produrre altri sottosistemi, che sono ad esempio lessici di settore, gerghi, tecnoletti, ma anche microsistemi di norme, quali ormai siamo educati a incontrare quasi ogni giorno. Allora, queste asserzioni, forse svolte con soverchia perentorietà, attraversano successive e vicine stagioni della teoria linguistica e così giungono sino a noi. Lo strutturalismo, ancorché con novità di denominazioni e classificazioni, non rinnegò la diconomia sussuriana di langue e parole, ma piuttosto approfondì e chiarì le diverse combinazioni di fonemi e morfemi. Si pensi ad esempio che in un dibattito promosso in Italia da Cesare Segre e raccolto poi per i tipi del saggiatore, Aurelio Roncaglia bene avvertì che spunti altamente strutturalistici non sono mancati e non potevano mancare anche in passato, sia pure senza la terminologia, la consapevolezza e la sistematicità dello strutturalismo moderno. Anche nella critica letteraria, in cui sembra affermarsi il carattere più aperto, tutto teso alla combinazione dei topoi e frammentari, emerge l'esigenza di un criterio sistematico, al punto che Roberto Antonelli, dettando ora, 30 anni dopo, una nuova introduzione al classico libro di Ernst Curtius, Letteratura europea e Medioevo latino,
torna autorevolmente a segnalare la centralità del rapporto tra frammento e totalità, che è la logica propria di ogni organismo complesso. In questi giorni, nel raccogliere riflessioni intorno al tema, mi è capitato stamane un libricino che è di Noam Chomsky e Andrea Moro, i quali provano a trarre il problema del linguaggio nell'ambito della neurobiologia. E quindi io temevo che la nozione di sistema fosse ormai perduta per sempre. No, perché in una pagina loro dicono: la interazione di elementi primitivi genera un sistema molto complesso che consente solo certi e ristretti gradi di libertà. Mentre questo si svolgeva negli studi linguistici, dal lato degli studi giuridici vi era certo un pensiero più nuovo e vivace, un pensiero che è stato espresso da un eminente socio di questa accademia, che tutti ricordiamo, cioè di D'Angelo Falsea. Angelo Falsea avvertì profondamente il problema della complessità, al punto da considerare il diritto come un sottosistema che, accanto ad altri, economico, etico, politico, confluisce poi nel sistema culturale di una data società. Quindi l'insegnamento ottocentesco di Savigny non viene abbandonato, ma viene da Falsea arricchito e collocato in un orizzonte assai più vivace e denso. Bisogna dire che la lezione di Falsea fu ascoltata dagli allievi e dai stimatori, perché in quegli anni sopravvenne la diffusione italiana delle opere di Niklas Luhmann. Su Niklas Luhmann stamane abbiamo ascoltato riflessioni acute di Cavalli, che ne ha segnalato anche, come dire, l'ambizione di teorico generale. Allora, Luhmann ha dedicato al diritto, al sottosistema giuridico, un'attenzione continua. Un'attenzione continua, al punto da enunciare questo criterio: ogni diritto compie una scelta nell'ambito delle azioni possibili, riduce e concentra la complessità di ciò che è per sé possibile a un ordinamento più ristretto, meno complesso e quindi più consono al potenziale umano d'azione. Allora, se da un lato i linguisti ci hanno detto che la lingua riduce la complessità, riporta i molteplici atti del parlante ad un codice, adesso il sociologo tedesco ci dice anche le azioni si riconducono ad un sottosistema, che sarebbe il sottosistema giuridico. Bisognerebbe aprire, ma me ne guardo, una parentesi intorno a qual è lo strumento che Luhmann utilizza per la riduzione giuridica della complessità. Vorrei soltanto segnalare questo, che contro le teorie
linguistiche o giuridiche di carattere sistematico, si leva sempre la protesta della singolarità. Che cos'è la protesta della singolarità? È la protesta di chi contro i codici, che hanno una funzione normativa, che hanno una funzione disciplinatrice, fa valere la irripetibile individualità del singolo atto. Come dire, inutile il dizionario, perché la realtà vera è l'atto di questo parlante, oggi, qui. Oppure, inutile costruire il sistema del diritto, perché ciò che è importante è l'atto giuridicamente determinato, che può essere la conclusione di un contratto di compravendita, di un testamento. Questa è la vera realtà, non quella che voi immaginate lì su nei sistemi. Allora, questa è una protesta della singolarità che conduce, diciamo, ad un solipsismo serrato, chiuso in se stesso. Io ho soltanto 5 minuti. Oh, com'è il tempo. Dovrei fare una riflessione sul tempo. Allora, tempo giuridico. No, ma allora voglio subito dire questo, che il tema della complessità non appartiene soltanto alle scienze naturali, appartiene ad ogni specie del sapere umano, in tutti quegli ambiti in cui c'è una regola e ci sono i casi. Specifici. Questa è una parola che meriterebbe fosse un convegno, caro Presidente. Caso. Sono i casi della fisica, i casi giuridici, i casi linguistici. Come nasce il caso? Il caso nasce perché la singolarità dell'atto viene ricondotta all'interno del sistema. Perciò diventa un caso. Ed anzi, la singolarità acquista profondo significato soltanto se ricondotta nell'ambito del sistema. Ma allora tutto è sereno, tutto è facile. No, no. E qui davvero voglio cogliere anche una nota che era nella acutissima relazione di Cavalli. L'inquietudine del molteplice non ha sosta. Noi possiamo immaginare sistemi più o meno ordinati, più o meno rigorosi, però ecco che sopraggiunge un fattore che rompe l'equilibrio e ci costringe ancora a riconquistare la nostra unità. Caro Giorgio, un volo di storni danza sempre nel nostro cielo. Grazie. Grazie tante, Natalino, per questa relazione che non è colta ma anche appassionata, è chiara, con un'esposizione che indica quella che sappiamo essere la tua capacità di comandare la lingua, non la parola, la lingua. Grazie tante. Non grazie, so se il professor Antonelli vuol fare un breve commento. C'è uno di voi che desidera. Io tanto ho letto già il dissenso negli sguardi del nostro presidente. No. Non è vero. Io non l'ho letto. C'è qualcuno che vuole fare un commento di tipo generale, non specifico? Prego. Un momento, il microfono. Sarà l'unico commento, perché abbiamo questi motivi di
di tempo. Buonasera, professore. Si avvicini. Sì. Lei ha posto giustamente l'interesse sulla dicotomia tra Lang e Parol e io scendo un po' più si basso. Si avvicini, perché il sistema acustico sì. è meno c'è forte di quello giuridico. Perché, ad esempio, non ha parlato di significante e significato di cui parlava De Saussure, cioè quando il bambino inizia a dire perché il cane si chiama cane, il significante cane, C-A-N-E, il cane come significato, l'immagine mentale proprio del cane. Oppure altre problematiche di cui ha parlato anche Carlo Penco in La svolta contestuale, del linguaggio che sia ambiguo, per esempio, non so, affermiamo questa cellula si divide, ma la cellula si divide significa la cellula si moltiplica o si divide o diventa più piccola, oppure diventa più piccola perché si divide. Quindi, per esempio, nei francesi c'è ancora un'altra distinzione tra lang e parole, cioè distinzione tra parole e mot. Mot come parola semplice e parola in senso conico, la parola di Dio, la parola di... Ma io... Guardi. Grazie tante. Io prego. Non ricordo l'esperienza della mia infanzia. Diciamo che tra l'altro in casa mia non c'erano cani. Non c'erano cani. Io davvero non saprei dare una risposta precisa, però ho letto tra le diverse fonti utilizzate in questi mesi che il bambino non segue la linearità del linguaggio degli adulti, ma si fa una sua struttura. E non so, oggi mi pare che anche Cavalli ne faceva un cenno. Cioè, il bambino non è che acquisisce la lingua italiana ascoltandola e quindi su un percorso lineare aperto dagli adulti, ma si fa una sua struttura linguistica. Ripeto, ho letto questo, ma... soltanto i neurobiologi potrebbero offrire dei chiarimenti. Quindi mi dispiace deluderla su questa domanda infantile, ma proprio non sono in grado di rispondere. Va bene, grazie tante. Chiederemo a Lamberto Maffei, che purtroppo non è presente, purtroppo non è potuto venire, un parere su questo aspetto che è stato aperto da questa, a Lamberto Maffei. Sì, ecco. Bene. Grazie, grazie a voi. Ancora. Grazie a voi. Grazie a voi. Adesso abbiamo la seconda relazione di questa prima parte del pomeriggio, che è assegnata a Federico Ricci Tersenghi. Il professor Federico Tersenghi è un fisico teorico, professore di fisica teorica all'Università di Roma La Sapienza e allievo del professor Parisi, almeno ha fatto la tesi di laurea col professor Parisi e anche il dottorato, fortunato lui, parlerà da fisico teorico su questo aspetto del tema, la fisica della complessità nei problemi di ottimizzazione e inferenza. Ricordo anche a lui che il professor Parisi deve andare alle 5:30 al Quirinale e quindi io mi permetterò anche a lei, pur non conoscendola, di farle un segno quando sono passati 30 minuti. Grazie. Non se la prenda con me. Prego. Sentite? Sì. Grazie mille per l'invito, è veramente un onore essere qui a festeggiare Giorgio e
Oggi vorrei raccontarvi alcune cose che abbiamo fatto negli ultimi anni, negli ultimi 20 anni nel campo, in un campo, diciamo, allora, di che cosa vi racconterò? Scusatemi se la presentazione è in inglese, è una presentazione che uso in diversi contesti e quindi mi scuserete se la presentazione è in inglese, ma parlo in italiano. Allora, vorrei raccontarvi un po' quello che è avvenuto negli ultimi 20 anni, quando abbiamo incominciato, e Giorgio è stato tra i pionieri, ad utilizzare i metodi della fisica statistica, in particolare la fisica statistica dei sistemi disordinati, di cui Giorgio ovviamente è uno dei fondatori, per risolvere problemi di ottimizzazione e di inferenza statistica. Sono problemi tipici che vengono dall'informatica teorica, diciamo dalla teoretica al computer science e dall'information theory. E, diciamo, a parte tutte le cose che vi racconterò, diciamo, il primo e importante messaggio da portare a casa è che riuscire a lavorare al bordo e, diciamo, cross-fertilizzando campi diversi tipicamente porta a dei risultati fantastici, e in questo Giorgio è stato un vero pioniere e maestro, perché ha spaziato su tantissimi campi, tantissimi problemi, portando quindi, diciamo, inquinando un campo con le idee che venivano dall'altro, e è stato veramente un grande risultato. Quindi quello che vorrei cercare di, diciamo, raccontarvi oggi è perché abbiamo usato metodi che storicamente sono stati inventati, quelli della meccanica statistica, alla fine del XIX secolo, per descrivere gli stati della materia, per applicarlo ad altri sistemi. Allora, dicevo, questi metodi basati fondamentalmente sulla meccanica statistica sono stati la formalizzazione, diciamo, la teoria che è riuscita a spiegare in dettaglio perché la termodinamica e, come dire, le macchine a vapore che stavano facendo la rivoluzione industriale funzionassero esattamente in quel modo. E notate che oggi c'è una similitudine: se oggi vi guardate intorno, il machine learning sta diventando omnipresente in qualsiasi aspetto della nostra vita, e funziona realmente, nel senso, lo vediamo, prendiamo un cellulare nuovo, lo accendiamo, gli parliamo e ci capisce. Questa cosa 15 anni fa era impossibile, ok? Quindi funziona. Perché funziona non lo sappiamo. Quindi possiamo dire che oggi ci troviamo un pochino nella situazione in cui si trovavano alla fine del XIX secolo, in cui la rivoluzione industriale aveva sfruttato e continuava a sfruttare le macchine a vapore, ma non c'era una teoria microscopica del perché i gas funzionassero in quel modo. E quello è stato il grande successo di Boltzmann, Gibbs, che sono riusciti a mettere le basi per una teoria molto solida. Molti dei concetti introdotti in quel periodo, quindi gli stati termodinamici, qui il classico esempio degli stati della materia, le transizioni di fasi, i punti critici, il comportamento collettivo, perché non ci dimentichiamo che questa teoria funziona solo se abbiamo un enorme numero di molecole che interagiscono tra di loro, ok? Non funziona per 10 molecole, funziona solo se abbiamo un numero enorme che formalmente diverge. Quindi tutti questi concetti introdotti in quei tempi per descrivere i gas ideali, noi continuiamo a usarli in situazioni molto più complicate. Perché ci possiamo permettere di usarli ancora oggi? Perché oggi molti dei problemi che vengono in particolare, appunto, dalla nostra società in generale, poi formalizzati come dei problemi di ottimizzazione e di inferenza, coinvolgono moltissime variabili, milioni di variabili, ok? Considerate che, appunto, le moderne reti neurali hanno alcune centinaia di miliardi di parametri all'interno che devono essere aggiustati per poter funzionare correttamente. Allora, capite bene che siamo in quel limite in cui altri metodi sarebbero fallimentari, ma invece la meccanica statistica, la fisica statistica ne può trarre vantaggio, perché la meccanica statistica sfrutta il fatto che si lavora con un grandissimo numero di variabili in interazione, e proprio grazie a quello, quindi potremmo chiamarlo la benedizione dell'alta dimensionalità, mentre altri metodi funzionano malissimo in alta dimensionalità. Ok, quindi questa è l'idea del perché vogliamo usare la fisica statistica in questi problemi pratici. Tuttavia, nei problemi pratici sappiamo che c'è molto disordine. Se voi prendete un tipico problema del mondo reale, non è così idealizzato come un gas ideale. È, come dire, brutto, disordinato, rumoroso. Quindi in realtà quello che dobbiamo usare non è la meccanica statistica, diciamo, dei padri fondatori, ma più quella dei sistemi disordinati, sulla quale per fortuna noi abbiamo qui, come dire, l'eccellenza, lo possiamo dire. Allora, che cosa sono i sistemi disordinati? Molto semplicemente, perché non è questo il contesto per andare troppo nel dettaglio, pensate a un sistema in cui le variabili, quando interagiscono, e ve lo faccio vedere
qua, quando interagiscono possono interagire, come dire, volendosi allineare se c'è un più o volendosi disallineare se c'è un meno. Non è tanto diversa dalle, come dire, dalle preferenze quando ci sediamo a tavola, vogliamo stare vicino ai nostri amici. Il problema è che potete avere delle situazioni in cui non riuscite a soddisfare tutte le interazioni. Se vedete in questo insieme di quattro spin, il quarto spin non sappiamo se metterlo in alto e soddisfare l'interazione verticale o in basso e soddisfare l'interazione orizzontale. Quindi quando si incomincia a introdurre il disordine, si genera frustrazione, non tutte le interazioni possono essere soddisfatte, qualcheduno dovrà essere scontento, d'accordo? Questo di conseguenza produce che il sistema ha molte configurazioni quasi equivalenti, perché non tutte le interazioni vengono soddisfatte. Queste molte configurazioni noi chiamiamo stati, molti sono tecnicamente stati metastabili, però li potete pensare, sempre perché a noi piace molto creare delle immagini, ma noi stiamo lavorando in spazi di alta dimensionalità, immaginare uno spazio a un milione di dimensioni è praticamente impossibile, forse lo può fare la mente di Giorgio, ma è difficilmente pochi altri, ok? Quindi sono spazi a una dimensionalità grandissima e noi dobbiamo realizzare delle immagini per poi poterci ragionare sopra, lavorare sopra, interagire tra di noi. Allora, quella di destra è un'immagine che, diciamo, nella nostra comunità è diventata famosa, l'ha fatta Chiara Cammarota, una professoressa associata da noi in dipartimento, dà l'idea di una funzione che ha molti, moltissimi minimi quasi equivalenti. E è quello che succede in questi sistemi a causa della frustrazione. Allora, la domanda, diciamo, che si è posto Giorgio tra i primi, ma soprattutto Giorgio è riuscito a rispondere, in un sistema così disordinato, esiste ancora un ordine? Possiamo ancora trovare un ordine, avere delle transizioni di fase che sono indotte da un comportamento collettivo delle variabili? La risposta è sì, e diciamo, la teoria della rottura delle simmetrie repliche, per la quale a Giorgio è stato assegnato il Nobel per la fisica nel 2021, è fondamentalmente la base sulla quale siamo riusciti a produrre tutta una serie di risultati che un pochino vi riassumo nelle prossime slide. Quindi qual è l'idea? Usare i metodi della fisica statistica dei sistemi disordinati per cercare di capire se anche in sistemi di tutt'altra natura, di tutt'altra origine, ma che poi alla fine scritti in formalismo matematico sono abbastanza simili agli spin glass, riusciamo a trovare dei comportamenti collettivi e se questi poi hanno delle implicazioni per la risoluzione del problema, perché poi lo scopo ultimo è risolvere un problema di ottimizzazione o di inferenza. Allora, fatemi iniziare con i problemi di ottimizzazione e, visto che sto andando con calma, forse faremo soprattutto problemi di ottimizzazione. Mi concentro su un problema specifico, che sebbene specifico è molto generale, è quello che si chiama constraint satisfaction problems, i problemi di soddisfacimento dei vincoli. La loro definizione è molto semplice, avete n variabili e immaginate che siano variabili a due valori, più o meno, ok? E avete m vincoli. Ogni vincolo dice, non so, questa coppia di variabili deve avere un prodotto positivo. E questa terna di variabili deve avere al più due uni, ok? Vincoli del genere, potete inventare come volete. Prendete quindi queste n variabili, che sono tante, gli m vincoli, che anch'essi sono tanti, e chiedete al vostro amico più intelligente di trovare una soluzione che soddisfi tutti i vincoli, ok? Allora, questo problema è molto generale, rientrano in questa categoria problemi che si chiamano SAT problem, problemi di soddisfacimento, il problema della colorazione di un grafo, e considerate che sono problemi che fin dalla loro scoperta sono stati considerati fondazionali, fondamentali, tanto per farvi capire la 3SAT, quindi il problema del soddisfacimento in cui in ogni vincolo sono solo tre variabili, esattamente tre variabili, è il primo problema che è stato dimostrato da Cook negli anni 70 essere NP completo, cioè uno di quei problemi che Se riuscite a risolverlo, sì, avete un premio di un milione di dollari dalla Clay Foundation, ma in realtà riuscite a craccare tanti di quei sistemi crittografici che fareste molti più soldi semplicemente non dicendolo a nessuno e utilizzando la vostra soluzione. Quindi sono problemi estremamente duri, ok? Tuttavia la gente ha cercato di trovare, questi sono problemi specifici, cioè devo costruire un problema. Invece a me piacerebbe avere una maniera per costruire dei problemi che con alta probabilità mi danno un caso duro, ok? Perché io vorrei poi testare i miei algoritmi, quindi voglio costruire dei problemi che con alta probabilità sono difficili. Allora, per questo hanno introdotto questi random constraint satisfaction problems, che sono semplicemente costruiti esattamente come prima, ho n variabili, voglio fare m vincoli, ma gli m vincoli, ogni vincolo, le variabili ci metto dentro, le scelgo a caso. Che voi dite, come, scegli a caso, non le stai scegliendo appositamente? No, si è imparato che spesso quando si costruisce un problema
I problemi più duri sono quelli che costruite a caso. Non voglio dire che tutti quelli che costruite a caso sono duri, ma tra quelli che costruite con alta probabilità, quindi generandolo con una regola semplice, ci sono spesso i problemi più duri. Allora, quindi questo diventa un ensemble di problemi, non è più un problema. Ad esempio, ho una regola, con quella regola posso costruire mille problemi, ho un ensemble di problemi. E quindi la domanda è: quando è che questi ensemble diventano difficili da risolvere e perché diventano difficili? La cosa buona di questi problemi è che fondamentalmente finiscono per dipendere solo da un parametro, questo parametro alfa, che è il rapporto tra numero dei vincoli e numero delle variabili. Quindi più alfa è grande, più avete un numero di vincoli da risolvere per variabili, quindi capite bene che il problema diventa super vincolato, insomma. Allora, la cosa interessante è che, ad esempio, per un tipico problema di constraint satisfaction che si chiama random tree XOR SAT, adesso non vi sto a dire esattamente qual è, però se voi cambiate il valore di alfa e girate un algoritmo che risolve il problema per diverse taglie del problema, rendete conto che la probabilità di trovare la soluzione, cioè di avere un'istanza che ha una soluzione, passa nel limite di n grande da essere praticamente 1 e salta giù a essere praticamente 0. Che cosa vuol dire? Che in questo ensemble voi avete trovato una transizione di fase tra una fase, quella verde, che chiamiamo soddisfacibile, fase SAT, e una fase, quella rossa, che chiamiamo non soddisfacibile, fase ANSAT. Vuol dire che se voi siete sotto il valore critico, questo alfa critico che vale 0.918, se siete sotto, nel limite di n grande, con alta probabilità voi generate una istanza, un problema di questo 3 XOR SAT, e con alta probabilità ha una soluzione. Se siete sopra la soglia, con alta probabilità non ha una soluzione. Fantastico. Perché è interessante questo? Perché si scopre che vicino al punto critico, dove si passa da una fase all'altra, ci sono i problemi più duri. Quindi abbiamo trovato un modo per generare dei problemi duri e mettere alla dura prova i nostri algoritmi. Allora iniziamo a girare gli algoritmi, e ci rendiamo conto che tutti gli algoritmi lineari noti si fermano prima di alfa C. E quindi fondamentalmente c'è una regione in cui non sappiamo trovare le soluzioni. Siamo sicuri che esistono, perché ve l'ho fatto vedere prima, diciamo, è abbastanza chiaro che qua c'è una transizione, ok, in questo punto. Tuttavia tutti gli algoritmi lineari, anche i più furbi, non riescono a trovare soluzione. Questa è una buona domanda. Dice, che cosa sta succedendo? Usiamo altri algoritmi, sono degli algoritmi esaustivi. Loro girano fino a che non la trovano la soluzione. Al limite si elencano tutte le configurazioni, alla peggio dicono non l'ho trovato, ma una risposta ve la devono dare. Sono ovviamente molto più lenti. Quando li giriamo, li dobbiamo girare per taglie più piccole. Vi sto graficando qui il logaritmo del tempo che ci mettono, quindi il logaritmo del numero di chiamate, ok? Il logaritmo, quindi quando passate da 7 a 8 avete aumentato di un fattore 10, quindi questa scala, quando salite in questa scala, i tempi stanno aumentando enormemente. Notate che nella regione verde, diciamo, i tempi sono piccoli, ma soprattutto crescono con la taglia del sistema in tempo polinomiale, ok? Quindi in una crescita ragionevole, non troppo veloce. Ma quando vi avvicinate al punto critico, non solo i tempi assoluti crescono, vedete che c'è una salita ripidissima di alcuni ordini di grandezza, ma ancora di più importante il fatto che con la taglia del problema i tempi crescono esponenzialmente. Questo vuol dire che se avete faticato a risolvere un problema con 200 variabili, molto probabilmente risolverne uno con 220 non ce la fate, perché cresce esponenzialmente. Okay? E poi, questo è un algoritmo completo, quindi vi restituisce anche la risposta sul lato destro, non c'è soluzione, ma noi siamo interessati a dove le soluzioni ci sono. E fondamentalmente ci domandiamo, perché è così difficile trovare le soluzioni in questa regione gialla? Le soluzioni ci sono, lo sappiamo, e nessun algoritmo, quelli lineari, non lo trovano proprio. Questi completi, che faticano tantissimo, ci mettono un tempo esponenziale. Possiamo cercare di trovare una soluzione? Ecco, questa era una delle tipiche situazioni, delle domande aperte che c'erano nel campo quando Giorgio, io ed altri abbiamo incominciato a lavorarci e ci siamo posti queste domande. Perché non si sta riuscendo a trovare soluzioni lì? Capite che questo è un problema proprio fondamentale, cioè noi sappiamo che una soluzione c'è e nessun algoritmo la trova. Allora una soluzione è arrivata facendo lo studio che dicevamo prima, cioè con le tecniche introdotte da Giorgio, siamo andati a studiare questi landscape complessi, questi panorami complessi di energia, e siamo andati a vedere che cosa succedeva alle soluzioni. E abbiamo scoperto una cosa molto bella. E questo a destra è un grafico preso da un articolo apparso su Science a firma di Giorgio, Marc Mesare e Riccardo Zecchini nel 2002, che è stato molto influente nella nostra comunità, e quella a sinistra è l'analogo fatto sul modello più semplice, dove l'abbiamo potuto dimostrare addirittura rigorosamente, quindi è un risultato esatto anche per i matematici.
Ah, vedete, quando aumentiamo alfa e passiamo dalla zona verde dove funzionano anche gli algoritmi lineari, entriamo in una zona gialla, chiamiamola la zona difficile, dove le soluzioni esistono ma non riusciamo a trovarle. La cosa interessante è che le soluzioni hanno un riarrangiamento, cambiano la loro struttura. Passiamo da una struttura in cui tutte le soluzioni sono molto ben connesse tra di loro, quindi io mi posso muovere tra una soluzione e l'altra facilmente, a una situazione in cui le soluzioni clusterizzano, formano dei cluster, si spezzano in blocchi. E passare da una all'altra non è più così facile, perché a quel punto in mezzo non ci sono soluzioni, quindi se ad esempio io avessi un algoritmo che si può muovere solo tra le soluzioni, non gli è permesso vedere tutti questi cluster. Quindi una prima ipotesi che abbiamo subito fatto è: forse questa è una sorta, si chiama in gergo tecnico, una rottura dell'ergodicità, cioè gli algoritmi che vogliono muoversi nello spazio per cercare le soluzioni, se lo spazio ha una struttura particolare impedisce il movimento libero e quindi finiscono per non riuscire a muoversi abbastanza da trovare una soluzione. Allora, l'entropia è esattamente lineare in questo problema, perché in realtà è un problema molto semplice. Se facessi lo stesso grafico nel plot di destra non sarebbe lineare. La complessità ha una leggerissima curvatura che non si nota, ha una leggerissima curvatura, però possiamo... Allora, perché l'entropia sta contando il numero di soluzioni, la complessità sta contando il numero di cluster, quindi la loro differenza è esattamente il numero di soluzioni che sta dentro ogni cluster. Sono tutti termini che vanno all'esponente, quindi esponenziale di. Questo è un problema molto semplice, in cui i cluster sono tutti grandi uguali, quindi questo è il motivo per cui lo riusciamo a risolvere bene. La random tressat, per esempio, è già più complicato, abbiamo dovuto faticare molto di più per risolverlo bene, perché ci sono cluster di taglie diverse, quindi c'è la convivenza di cluster di taglie diverse e contarli è molto più difficile. Però fondamentalmente noi riusciamo a fare questi conteggi perché la teoria di Giorgio ci offre gli strumenti per fare questi conteggi. E questi conteggi poi alla fine ci danno dei risultati. E allora, per avere una pittura ancora più diciamo, facile da comunicare, immaginate di definire un'energia come il numero di vincoli violati, nel senso le soluzioni sono quelle che hanno energia nulla, tutti i vincoli sono soddisfatti, ma se voi vi domandate in generale una configurazione qualsiasi quanto è lontano da essere una soluzione, l'energia vi sta dicendo quello, perché vi dice quanti vincoli sono violati. Quindi io per trovare una soluzione devo minimizzare l'energia, voglio portare l'energia a zero. Se raggiungo un punto di energia zero ho vinto. Allora, se fate lo studio di tutto quell'energy landscape, di quel panorama energetico che vi ho fatto vedere prima schematicamente, scoprite che nella fase SAT facile, quella verde, è abbastanza, non voglio chiamarlo convesso perché non è convesso, però è morbido, ok? E quindi vi porta facilmente verso gli stati di zero energia. Nella fase gialla, quella SAT difficile, invece non solo abbiamo il clustering delle soluzioni, quindi i punti energia zero sono separati, sono clusterizzati, ma non è tanto quello, perché io potrei tranquillamente anche delle soluzioni clusterizzate finire su una di queste, perché deve essere un problema raggiungerla se è clusterizzata. In realtà il problema sta a monte, sta sopra, perché sopra, quando c'è clustering delle soluzioni, si creano tanti minimi locali. Questi minimi locali sono quelli che ovviamente intrappolano una dinamica, quindi quando io faccio una dinamica mi blocco in un minimo locale. La potenza dei metodi basati sulla teoria della rottura delle simmetrie repliche è che addirittura ci permette di calcolare questa energia. Qui noi sappiamo predire a priori dove si fermerà l'algoritmo, e questa cosa è notevole, diciamo, anche per noi addetti al lavoro è veramente notevole. Quindi quello che si fa fondamentalmente, si riesce a calcolare questa complessità che prima ve l'ho mostrata a temperatura nulla come il numero dei cluster, la si riesce a calcolare in energia, quindi tutto quel range di energia ha una complessità non nulla tra energia zero e l'energia di soglia, che chiamiamo threshold energy. E quello è una possibile e molto semplice spiegazione del perché gli algoritmi si bloccano. Quindi vedete, l'intuito fisico che ci viene da questi strumenti che abbiamo che abbiamo sviluppato nella nostra, come dire, carriera per studiare sistemi di fisica, vengono anche in ausilio nel momento in cui studiamo altri problemi di altra natura. Le idee sono comunque molto utili. Questa cosa è stata anche dimostrata dai matematici recentemente, che questa proprietà di clustering sotto certe condizioni proprio dimostra rigorosamente che un'ampia classe di algoritmi non può trovare soluzioni clusterizzate. C'è un articolo uscito l'anno scorso su PNAS di David Gamarnik, molto interessante, una sorta di review, quindi chi è interessato glielo consiglio. Quindi questo sembrerebbe dire: il clustering uccide tutta una classe di algoritmi,
Per fortuna non tutti, perché per esempio gli algoritmi in Monte Carlo, che sono quelli più utilizzati per fare il campionamento di energy landscape complicati, non ricadono in questa categoria di algoritmi stabili e quindi per fortuna c'è ancora spazio per riuscire a trovare soluzioni anche in situazioni clusterizzate. Ma vi dirò di più, quando abbiamo capito che questi cluster erano importanti, abbiamo incominciato a cercare di capirne di più le proprietà di questi cluster. E quindi ci siamo resi conto che non tutti i cluster sono uguali, ok? Solo nel problema quello della XorSat, che è molto semplice, i cluster sono tutti uguali. I cluster possono essere molto diversi. Ad esempio abbiamo scoperto che ci sono alcuni cluster che chiamiamo frozen, congelati, in cui tutte le soluzioni ci stanno dentro, sono identiche per una parte della configurazione. Mettete, la metà delle variabili prendono esattamente lo stesso valore. Ah, capite bene che se voi fate un errore in quella metà, non trovate nessuna soluzione di quel cluster. Perché in quel cluster, quella metà, tutte le soluzioni sono uguali. Quindi sono dei cluster molto difficili da trovare, perché basta un errore per inficiare la procedura di ricerca della soluzione. Quindi questi cluster sono molti, ma sono difficili da trovare. Li dovete pensare sempre in questa pittura, che tutto lo vogliamo rappresentare con un disegnino, scusate la semplificazione, ma aiuta molto poi l'immaginazione. È un po' come la buca del campo da golf. È un buchino che si può raggiungere, ma è molto difficile da raggiungere. E spesso sono proprio barriere entropiche che lo impediscono. Per fortuna esistono anche altri stati, chiamiamo stati marginali, che sono molto più accessibili, sono stati molto grandi, molto piatti, in particolare per capirne le proprietà, questa è una cosa tecnica, si calcola l'essiano, che è la matrice delle derivate seconde dentro il minimo. Questi sono molti di meno, ma per fortuna sono molto facilmente accessibili. Allora, uno ha capito che ci sono cluster di tipo diverso, alcuni non accessibili, altri accessibili, dice, beh, forse potrei raffinare la mia teoria. Quindi la mia teoria che diceva, quando le soluzioni fanno clustering, qui, alla clustering transition, il problema diventa duro per qualsiasi algoritmo, forse non è proprio così, perché ho capito che esistono almeno due classi di cluster. Esistono i cluster rossi, che sono inaccessibili perché frozen, i cluster blu, che sono molto più accessibili. Allora, per esempio, già basandomi su questa intuizione, posso provare a congetturare una nuova soglia algoritmica. Quando i cluster blu scompaiono, a quel punto nessun algoritmo ce la fa. Però questo vuol dire che la transizione di cluster non è più così vincolante, perché in realtà esistono alcuni cluster, molto rari, molto pochi, ma se sono abbastanza bravo da concentrarmi nella ricerca di quelli, io continuo a trovare soluzioni fino a questo punto. Ok? Sì. Quindi con questa nuova pittura fondamentalmente si è riuscito a sviluppare alcuni algoritmi che effettivamente sono tra i più efficienti sul mercato. Quindi perché raggiungere questa descrizione così dettagliata? Perché poi uno la vuole sfruttare. Quindi per esempio uno dei più famosi è questo survey propagation introdotto da Giorgio, Mark e Riccardo in quell'articolo su Science, che ha preso anche l'Onsager Prize nel 2016. È un algoritmo che fondamentalmente riesce a calcolare quelle che si chiamano le probabilità marginali, cioè per ogni variabile con che probabilità quella variabile la devo assegnare più o meno, e riesce a farlo anche in presenza dei cluster, cosa che altri algoritmi in presenza dei cluster falliscono terribilmente. Una volta che io calcolo queste probabilità, sfruttando queste probabilità fisso le variabili e riesco alla fine a trovare una soluzione. E questo algoritmo, leggermente migliorato in un lavoro che abbiamo fatto con Raffaele Marino, che a quei tempi era il nostro laureando, con Giorgio, è fondamentalmente il miglior solver di questo problema, random K-SAT, e riesce ad arrivare molto vicino alla soglia SAT-ANSAT, quindi veramente riesce a trovare soluzioni in tutta la fase clusterizzata e riesce a lavorare per tagli abbastanza grandi. Quindi siamo molto contenti, perché questa descrizione non solo ha arricchito la nostra conoscenza, ma ha arricchito anche il nostro portfolio di algoritmi utilizzabili. E questa cosa dei cluster diversi è stata utilizzata recentemente anche da Riccardo Zecchina in un altro lavoro che ha avuto un buon seguito, in cui lui fondamentalmente, volendo cercare di nuovo i minimi in questo energy landscape molto corrugato, dice: se gli stati dove vorrei andare sono quelli più grandi, posso ripesarli, cioè mettere un peso aggiuntivo per facilitare quelli grandi. Nel fare questo è come se creassimo un potenziale efficace in cui le zone dove la valle era più grande si allargano ulteriormente, diventano ancora più attrattive, e si riesce a dimostrare che questo algoritmo, per esempio, riesce ad allenare le migliori reti neurali che si usano oggi per risolvere problemi machine learning, tanto quanto gli altri algoritmi che sono stati
come dire, ottimizzati diciamo, dai practitioner, quindi gente che veramente smanetta molto. Questo è un algoritmo molto più teorico, se ci pensate, che funziona tanto bene quanto quelli ottimizzati. Quindi vedete che avere un approccio, diciamo, microscopico, basato su idee teoriche, può avere anche delle ricadute pratiche molto, molto importanti. Allora, fatemi andare oltre. Ah, ecco, questo forse l'ultimo risultato vi faccio vedere e poi passo alle conclusioni. Sempre parlando, diciamo, fatemi fare così, di problemi di ottimizzazione, quindi uno dice, vabbè, ma alla fine hai imparato tutte queste cose sui problemi di ottimizzazione, riesci a fare meglio di altri algoritmi, di altri computer al mondo? Beh, questa, diciamo, è una buona quello che vi faccio vedere è una buona risposta, nel senso, questa è una competizione fatta tra tanti computer al mondo. Qua ci sono, ad esempio, i punti rossi sono D-Wave Digital Annealer, cioè un computer quantistico, e gli altri sono, ad esempio, il Fujitsu, il computer di Fujitsu, quello di Toshiba, cioè sono i computer più potenti al mondo, hanno cercato di risolvere uno di questi problemi duri, perché il fatto di aver capito che quelli sono i problemi più duri, qualcuno poi ha detto, vabbè, usiamoli per testare i computer più potenti al mondo. E alla fine i punti, questi qua che vedete, questo è il tempo, quindi diciamo questi qua riescono a risolvere problemi di 100 al più 250 variabili, e invece questi punti qua è il nostro algoritmo che riesce a risolvere 600 e passa variabili. E quindi praticamente noi, girando su una singola GPU, che sta anche dentro questo computer, riusciamo a battere di alcuni ordini di grandezza i computer più potenti al mondo. Cioè, com'è possibile questo? Perché abbiamo l'intuito fisico, cioè abbiamo capito qual era il collo di bottiglia, abbiamo capito qual era la barriera e abbiamo fatto un algoritmo che sfruttasse al massimo diciamo, le nostre conoscenze fisiche, e siamo riusciti a battere computer estremamente potenti che però avevano girato un codice un po' cieco, cioè che non sfruttava la conoscenza del problema. Quindi questo è per cercare di convincervi che aver raggiunto questa conoscenza approfondita di problemi di ottimizzazione, grazie alle tecniche sviluppate 40 anni fa da Giorgio Parisi, ci ha permesso non solo di portare avanti le nostre conoscenze, ma anche le nostre competenze tecnologiche. E quindi fatemi arrivare all'ultima slide, così concludo. Diciamo, l'idea è che la mia speranza è che aver visto che, diciamo, cercare di fare cross-fertilizzazione tra varie discipline è una cosa che funziona, e Giorgio da questo punto di vista è stato un grande maestro. Io spero nel prossimo futuro che questi, come dire, risultati che abbiamo ottenuto stimolino le nuove generazioni a, in qualche maniera, studiare senza diventare troppo specializzati in una singola disciplina, ma cercando di rimanere aperti a idee che vengono da altre discipline, perché è, per nostra esperienza, il modo in cui si riescono a trovare, diciamo, i risultati più eccezionali. E questo Giorgio l'ha fatto tutta la vita, e per questo lo ringrazio, perché è stato veramente un piacere lavorare accanto a lui.